Buongiorno a tutti, i nostri 3 minuti di oggi sono con Emanuele Turelli, scrittore e narratore bresciano, simpatico, molto simpatico, autore del libro Amici per la pelle, con una prefazione autorevole di Yuri Checchi. Amici per la pelle sono due persone molto particolari, Jesse Owens e Lutz Long, due atleti che nelle Olimpiadi del 1936 smisero di essere dei simboli e cominciarono a diventare degli amici. Perché racconti questa storia? Racconto questa storia, Paolo, grazie proprio per questo, perché le persone riescono a smettere a un certo punto di indossare i panni ideologici e diventare invece delle persone vere, delle persone vere. Questi erano due ragazzi che venivano da due storie completamente opposte, si ritrovano in pedana con tante aspettative da parte degli altri, ma loro si dimostrano invece dei grandi uomini e dei grandi atleti, nonostante la giovane età. E da loro nasce un'amicizia che credo possa fare il giro del mondo per la potenza di questa amicizia in quel periodo. Sì, una cosa paradossale è che la loro amicizia fu una sintonia espressa solo per lettera, perché dopo quel momento non si videro più. Non si videro più, purtroppo, le famiglie poi si tennero in collegamento. La storia ha un epilogo purtroppo non positivo, insomma. Il fatto che Lutz Long sia morto nella campagna di Sicilia è noto alle cronache, e quindi questo accadde. Ma queste lettere hanno in sé qualcosa di straordinario, hanno veramente la capacità di farci pensare a un uomo in maniera diversa in quel periodo. Quello era il periodo in cui un uomo doveva sopraffare l'altro, quello era il periodo in cui una razza doveva essere superiore all'altra. Ed è un periodo non distante rispetto a alcuni momenti che noi viviamo anche nell'attualità. Quindi queste lettere ci riportano invece all'umanità più assoluta, a due ragazzi col pigmento della pelle diverso che si incontrano in una pedana e nasce qualcosa di straordinario. Quanti giovani avranno preso esempio da questi ragazzi anche durante i periodi di guerra e avranno ritenuto che il bene principale era quello di essere persone umane e non appartenenti a un'ideologia o all'altra. Ecco, pensando a questo, ho deciso di raccontare questa storia. Ma siccome la letteratura è un antidoto contro le malattie della vita, ci Sì. daresti due pillole di questo antidoto attraverso due titoli di libri dei quali consigli la lettura? Guarda, sì, volentieri. Do due libri di due grandi maestri, in realtà, che sono i maestri che hanno insegnato a me, hanno fatto venire voglia di scrivere a me. Uno è il grandissimo Dominique Lapierre, e il libro non è un libro dei suoi più famosi, ma si intitola Parigi brucia, che racconta del periodo della Seconda Guerra Mondiale, veramente un capolavoro dal punto di vista della scrittura e dal punto di vista anche narrativo. E l'altro è un altro maestro che ho la fortuna di conoscere, ogni tanto ci scambiamo qualche idea, io cerco di copiare il più possibile da lui in termini di stile, che è Alessandro Varicco. E il titolo è quello di Seta. Io mi sono appassionato alla scrittura leggendo Seta, l'ho letto credo più di 100 volte e ogni volta ci trovo qualcosa di fantastico. Picasso diceva: i buoni artisti copiano, i grandi artisti rubano. Io non sono un grande artista, ma ho copiato e rubato un po' da entrambi. Ottimo, grazie, grazie per essere stato con noi e alla prossima.